bastone. Ciao bambini, amanti del calippo in bocca. Ovviamente quello nero, perché a voi piace leccare quello nero quando siete in giro. Allora, siamo qui con un video Madonna! Con un video Madonna! Perché? Perché ci sono gli obiettivi sbloccabili di Fallout 4, sono usciti. Allora, lo so già, no spoiler, ma io non voglio che mi spoiler, la minchia di tua mamma, perché tua mamma ha la minchia, non ha la figa. Allora, so benissimo che alcuni di questi potrebbero essere piccoli spoiler, ma spoiler di che? Tu non hai mai visto il gioco, quindi non è spoiler. Di che? Di spoiler di che? Sono obiettivi. Non è che ti dico come va a finire. Però, se siete delle fighette, potete sempre chiudere il video e dire gne, ma da fare taglio e cucito. E andatevene a fanculo. Se invece siete delle persone serie, potete vedere tranquillamente il video, perché spoiler non ce ne sono. Non ce ne sono. Escono fuori solo delle cose interessanti. Andiamo subito a vederli allora. Abbiamo il trofeo di platino, praticamente completando tutti gli altri 50 trofei che trovate qua sotto, sbloccherete questo trofeo, cioè dovete merdare come dei figli di puttana. Poi c'è, il primo obiettivo è la guerra non cambia mai. Ovviamente questo si sblocca dove? Dove, secondo voi? Appena uscite nel vault, no? La guerra non cambia mai, appena uscite nel vault entrate nella zona contaminata. Obiettivi con i nomi delle missioni. Ovviamente non ti dicono niente queste missioni, no? Sono solo nomi. E qui inizia il bello. Qui inizia il bello. Il primo passo, unisciti al Minuteman. Dalla foto in copertina sembra che sia praticamente o il personaggio nero che trovate nella torre, oppure che quello che vi dà il fucilotto, no? Quello a ricarica, che vi fate le seghe e lo ricaricate a colpo singolo, oppure direttamente il fucile a colpo singolo. Quindi appena lo prendete, vi unite al Minuteman, sicuro. Poi vabbè, ci sono le missioni, bla bla bla, e qui arriva la cosa bella. Semper Invicta, unisciti alla confraternita d'acciaio. Quindi, a parte Half-Life 3 Confirmed, ci sarà anche la confraternita d'acciaio. Godi popolo! Godi popolo! Altre missioni, e unisciti al Railroad, l'arte dello spionaggio. Questo sarà un'altra, sicuramente un'altra banda. Andando avanti con gli obiettivi, troviamo le solite missioni, quando spuntano due obiettivi molto particolari. Il primo è manager della comunità, alleati con tre insediamenti. Allora, dov'è lo spoiler? Dove lo vedi? Dove lo vedi lo spoiler? Non ci sono spoiler, perché queste cose di creare e costruire sono già state dette e ridette alle 3, Entertainment 3, ok? È già stato detto. Poi c'è, caro leader, ottieni il massimo di felicità in un insediamento ampio. Vuol dire che ci sono gli insediamenti piccoli e ci sono quelli ampi. Non cambia nulla, non ci sono spoiler, non ce ne sono! E poi passiamo ad altri obiettivi bestiali, bestiali! Allora, a parte si cari mercenario che ti dicono completa 10 o 50 missioni varie, abbiamo raccoglitore, recupera 1000 creazioni di oggetti. Quindi sono mappamondo, macchinine, scatole, quelle cose lì, no? Che avete visto già nelle tre. Ciò che tu è mio, forza 50 serrature, anche questa ovviamente per arrubare nelle casse. L'incubo peggiore della Robco, hackera 50 terminali, qui ci vuole l'intelligenza chiaramente. Armato pericoloso, sentite questa, eh? Crea 50 modifiche per le armi. Non è che create le armi, eh? Non è che modificate le armi, ma qua create proprio le modifiche stesse. Tipo, non so, il caricatore maggiorato, lo create quel caricatore ed è una modifica. Con questo ne dovete creare 50, quindi delle 700 modifiche che ci sono, a voglia! Poi, fai da te nella zona contaminata, crea 100 oggetti di diverso tipo. Mai da solo, recluta 5 compagni diversi, quindi siccome ce ne sarà una dozzina più o meno, hanno detto, 5 non sarà difficile. Poi, amabile, ah! Qua amabile raggiungi il massimo livello di relazione con un compagno, quindi si tromba. Io spero di trovare una bella gnocca, perché trombare con un ghoul o con un supermutante o col cane stesso mi sa che non è tanto bello. Poi, aggiusta tutto, costruisci 100 oggetti nell'officina. Quindi l'officina che avete visto, no? Nelle tre sempre, quindi non ci sono spoiler, la userete per creare 100 oggetti.
Futuro retro, anche questo visto nelle tre. Divertiti con un gioco su Olonastro, quello le cassette dei vecchi giochi anni 80, no? Perfetto, anche questo visto. Più rumore fanno quando cadono, uccidi 5 creature giganti. Qui è la conferma che ci sono le creature giganti. Tipo, il vecchio supermutante di Fallout 3 enorme, quella cosa lì, no? Quello col braccio bestiale, quello grosso, no? Quello che si fa le steghe solo con la mano destra. Ecco, ci saranno bestie simili. Quindi state attenti. Un vero ranger, scopri 100 località, quindi ovviamente la mappa è enorme, l'abbiamo già saputo, già lo sappiamo, però 100 località minimo ci sono. Poi, la stampa non è morta, leggi 20 riviste, ci saranno le riviste da trovare, anche questo è 3 Piper, ok? Ci siamo, quindi no spoiler. Il ritorno del burlone, piazza una granata, una mina nelle tasche di qualcuno mentre lo borseggi, anche questa già vista. Ammazza Chusset, questa è bellissima, uccidi 300 persone, minchia, ne abbiamo da ammazzare ragazzi, ne abbiamo. Disinfestazione, uccidi 300 creature, qui lo facciamo subito. Home run, attenzione adesso, home run, fai una home run e sotto touchdown, fai un touchdown. Queste due cose sono legate a Diamond City, la città costruita nello stadio di baseball. Home run sicuramente lo farete lì. Ci saranno degli sport quindi da fare, assolutamente, o delle prove, dei test, no, in queste cose. Quindi questi due obiettivi si sbloccheranno facendo queste cose. Non sono bambole, colleziona 10 statuine della Voltec, anche questo si sapeva già. Sono action figure, colleziona 20 statuette, praticamente le dobbiamo trovare tutte, io ve le trovo tutte, io le devo trovare tutte! Sopravvissuto a tutto, raggiungi livello 5, praticamente una cagata. Cittadino del Commonwealth, raggiungi livello 10, viandante inarrestabile, raggiungi livello 25, leggenda della zona contaminata, raggiungi livello 50 e alla fine c'è pronto al futuro, decidi il destino del Commonwealth. Quindi ci sarà un finale ovviamente aperto, perché dopo si potrà giocare e anche questa cosa si sapeva già da anni. Però deciderete voi il futuro del Commonwealth. Avrete voi in mano lo scettro per decidere come il mondo andrà avanti. Ci saranno delle scelte importanti da fare. Chissà quali saranno, lo scopriremo tra parecchi giorni. Perché 15 giorni per me sono troppi! Capito? Sono troppi! Io mi sto masturbando che ho il pelo del cazzo che è sparito, no? Perché io non ho più peli nel cazzo. E soprattutto, sapete cosa è successo? Mi si sto spellando la cappella. Non ce la faccio più! Cazzo! I porno ormai non li guardo neanche più, perché c'ho Fallout, io per masturbarmi guardo Fallout, guardo il trailer delle treno. Bene, penso che per oggi sia tutto, abbiamo visto tutti gli obiettivi da fare, un bacino sulla figa delle vostre sorelline che mi amano sempre di più e io ricambio ancora con tanti bei bacini nei loro posti più segreti e nascosti e ci ribecchiamo al prossimo video, manca pochissimo. Tanti like per Capobassone, agagagagra.